Grazie Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori. Nella giornata di ieri abbiamo appreso sgomenti dell'inchiesta Fake Onlus, portata a termine dalla Guardia di Finanza di Lodi, a cui va il mio plauso, su mandato della Procura della Repubblica di Milano e che si è conclusa con l'arresto di 11 persone. È stato scoperchiato il vaso di Pandora del business della gestione dei migranti richiedenti asilo e sono emersi particolari che mai avremmo potuto immaginare. Quattro associazioni Onlus, le voglio citare affinché i loro nomi restino scolpiti a futura memoria negli atti di questa Assemblea: Volontari Senza Frontiere, Milano Solidale, Amici di Madre Teresa e Area Solidale, due delle quali operanti nella mia città, Lodi, sarebbero in realtà un'unica grande associazione a delinquere finalizzata alla truffa, ai danni dello Stato e all'autoriciclaggio di denaro. Venivano prodotte false documentazioni per poter accedere ai bandi delle prefetture, venivano dichiarati falsi servizi di integrazione, consulenze di psicologi e avvocati, in realtà mai avvenuti e ancora, cosa ancora più grave, sarebbero emersi legami diretti con l'Andrangheta al fine di fornire copertura ed ospitalità ad affiliati e pregiudicati. Dei circa 7 milioni di euro percepiti dallo Stato tra il 2014 e il 2018, circa 4,5 sarebbero stati in questo modo distratti e utilizzati per altri scopi. Il tutto sulla pelle dei migranti che questi soggetti fingevano di aiutare e difendevano, ben spalleggiati dalla sinistra, magari berciando in piazza in qualche manifestazione antileghista. Che difendevano quindi non per il tanto decantato spirito umanitario, ma unicamente perché con questi migranti avevano trovato un vero e proprio filone d'oro. È proprio il caso di dire lupi travestiti da agnelli. E dov'era in quegli anni la politica che avrebbe dovuto controllare? Dall'alto della sua spocchiosa moralità era sempre pronta a far calare l'accusa di razzismo su chi provava a porre interrogativi. Ha invece chiuso gli occhi di fronte a ruberie, loschi traffici, devastazione del tessuto sociale e crescente insicurezza sul territorio. Ebbene quindi ha fatto e continua a fare il governo, in particolare il ministro Salvini, nel contrastare con ogni mezzo questo vero e proprio business dell'immigrazione, di cui solo oggi, collegando tutti i puntini, riusciamo a comprendere il circolo vizioso. Organizzazioni mafiose gestiscono le partenze dall'Africa, le ONG italiane e straniere fungono da taxisti con le varie navi Sea-Watch e simili per far attraversare il Mediterraneo e ora capiamo perché gli sbarchi dovevano per forza venire in Italia e non in altri porti europei. Ed infine, per chiudere il cerchio, cooperative che come queste lucravano sui contributi ricevuti per l'accoglienza in modo da far finire gli abbondanti utili nelle tasche di associazioni criminali come l'Andrangheta. È la conferma che per l'industria del malaffare ormai il traffico di carne umana rende di più di quello della droga. Concludo, Presidente, grazie. Potenziamento delle forze dell'ordine, contrasto deciso agli sbarchi, anche per salvare vite umane, perché meno partenze significa anche meno tragici naufragi, e drastica riduzione del contributo da 35 euro giornalieri a 21, equiparandolo a quello degli altri paesi europei, sono gli strumenti che ci permettono ora di dire, non a chi intraprende il viaggio della speranza, ma ai loro sfruttatori, per voi la pacchia è finita.